Allora, stamani siamo qui davanti al Comune di Livorno perché fondamentalmente per protestare, per portare la voce anche dei genitori, delle mamme, dei papà, degli alunni dell'asilo Menotti di Shanghai, che come molti sapranno il 5 dicembre fortunatamente durante una giornata di sciopero è crollato il controsoffitto all'interno della scuola e si è sfiorata una tragedia. E sappiamo benissimo che le manutenzioni mancano anche in altre scuole comunali, ci sono problemi di agibilità all'interno di questa partita si inserisce anche il fatto che il 40% delle educatrici degli asili comunali sono di fatto precarie, quindi lavorano con l'agenzia interinale. Quindi noi oggi chiediamo un investimento serio e concreto all'amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle scuole, per l'assunzione di tutte le educatrici con contratto stabile e per una messa in sicurezza appunto generale di tutti quelli che sono gli immobili pubblici, a maggior ragione quelli dove vanno a scuola, insomma, dei bambini piccoli che diciamo non possiamo soprassedere sul fatto che potrebbero cascare un tetto una volta, un cornicione un'altra. Cioè, qui c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di interesse vero e quindi stamani siamo qui davanti per chiedere tutto questo.